Grave malfunzionamento! Un laser orbitale delle forze speciali ha subito un guasto e sta sparando sull'arena in modo casuale. La frequenza e il danno aumentano durante la scalata della torre. Scalata con protagonista di A volte ritornano, che tra l'altro è l'ultimo personaggio dei DLC che porterò, dato che tutti gli altri sono già riusciti a farli, è Tanya. Tanya con la Kobujutsu! Il primo sfidante è Shinnok, lo stregone ad ossa! Ossa, ossa, ossa! Un altro insetto. Io sono Tania, non Dvora. Non ha importanza. Oh, calmo, ne? Non ha importanza. Uno, due, tre, quacchio. Non so perché cinque, ma va bene. Cinque e sei. No, maledetti cosi, perché c'hanno il mirino su di me? Perché su di me? Aia! Ah, bastardo! Oh, mo adesso becchi anche lui però, razzo maledetto, schifoso, brutto becero tizio, che ti tiro il coso che... vabbè. C'ho già la Razzi X, la madonna. Mamma mia, Tania, se proprio non sono abile ed arruolabile ad utilizzarla, proprio faccio schifio e sbaglio le combo. Che palle. Insalto! In salto non ti becco. Vabbè, porta quello che vuoi. No, aia. Vabbè, però. Aia. Oh, e basta. E basta lei a lanciare le robe dall'alto. Il martello dell'alba. No, effettivamente non è il martello dell'alba. Anche perché il martello dell'alba, se proprio proprio lo si tira in Killer Instinct, che c'è il generale Ram. Aio. E state per... A court, mamma mia, aio, fastidio. Ah, ma è in giù il triangolo. Il triangolo, no, non l'avevo considerato. Meno male che posso fare le mosse col cerchio. Non so che rima fare con cerchio. Lo ridico. No, aia, no. Ah, ti sta bene. No! Uomo d'ossa! Tu cadrai per mi mano e ti farò cadere nella fossa. Yeah. Pure la rima baciata. Speriamo di vincere e di non far cagata. No! Non so esattamente. Pezzo! Vabbè, ma devo essere tipo la persona più lontana al mondo per fargli la razzi Cristo. Becca questo. Invertebrato! No. Però la cosa te la faccio. Però facciamo l'altra allora. Trick trick ballacche ballacche. Ok. Oh! E vabbè. Fatal blow che non riusciremo mai a fare. Mortacci tua che assomigli tantissimo a Maya di Killer Instinct. Il prossimo sfidante è ritornato dalla... L'avevo ucciso Liu Kang. Certo che l'avevo ucciso. Liu Kang, ancora tu. Che andremo ad affrontare bla 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 bla. Bella quella skin. Ferma, Tania. Sei tu. La finta venerazione non ti servirà. E chi cacchio ti ha detto qualcosa? Oh! Ah, fratello! Ma stati un po' tranquillo. Vabbè, ma che duba. Oh, ma colpisce solo me, sto figa del de razzo? Eh? Non ti dico che testa c'hai, te, persona che tira il razzo, però. C'è quasi rotto le balle, eh? Dico soltanto questo. Diciamo che la zona è quella. Tiriamo qua lo scroto gigante per terra. Godo too much. Non toccarmi di nuovo. Round
Mamma mia! Che la gente sente la primavera! Toh! Tania, coi suoi Kobujutsu, non so se magari è stata anche, come dire, allenata da Mister Boraicho, non credo, però... Ah, deve mostrare la furbizia, Tania. Ok, ok. Credevo che dovesse mostrare qualcos'altro con la F. Pezzo di... vabbè. Allora... Oh, ma come cacchio è? Ah, perché sbagliavo io. Ma... Oh, beh, vabbè. La seconda fatality di Tania non la vedremo mai. E questa torre farà schifugaz. E andiamo avanti. Il terzo sfidante, ma che cacchio è? Questa è un restyling della torre che avevo fatto l'altra volta con l'alieno? Sono sempre quelli, cazzo! Ancora con questa maledetta Kitana, sperando che non abbia ancora la skin da Revenant, perché sennò... Tania. Perfetto. Gli Edeniani non dovrebbero litigare. Il nostro regno è morto, come dovresti essere tu. Andatevi per cortesia a vedere qual è il codice della stage fatality di Tania, perché non ce l'ho. Non l'ho sbloccato. Chiedo per cortesia questa roba. Andate a vedere il codice Mortal Kombat X Tania Stage Fatality Code, una roba del genere. Daio! Riuscirò a colpire uno sfidante con la Razzi X? Certo! Oh! Però bella quella skin qua di Kitana. Bam! Eppure di cattiveria, t'ammazzo! No, missile, sta calmo. Abbiamo quasi finito. Round 2, fight! Stai calmina, Kitana, bella tranquilla. Bella pazzarotta. No. Intanto anche bellissima la skin, ripetiamo. Non per un semplice particolare, ma però è proprio bella. Se mi sbaglio, questa è la skin simile. No, non è vero. A quella di Catwoman. Aia. No. Vabbè, che mi fa Otorciniel. Otorciniel della muerte. Aia. No. Non so. Mi servirebbe questo. Com'è che si fanno a fare le fatality facili? Così. Non male, non male. Non vorrei dire neanche una cagata, che questa è la prima volta che vedo sta fatality, però davvero una bella e succulenta morte. Allora, indietro, indietro, avanti, avanti e cerchio. Ok. Divora l'insetta, è la prossima che schiaccerò. Te e quel schifo de coso che lanci dalle mani. Creatura patente. Torna sulla tua isola. La tua vita è perduta. Round 1, fight. Purtroppo c'è la sfiga che in sto stage non posso fare la fatality facile. La fatality stage fatality, ecco. Perché non c'è più il missile? Ah, c'è il missile. Ah, quindi praticamente se ci spostiamo di tanto, dopo il missile non ci segue più. Hai capito te? Aia. No, state calma, brothers. Aio. No, becca questo. Distrutta con una cattiveria incredibile. Non toccarmi di nuovo, che fai schifo. O ti darò... Chi è quello là morto dietro? O ti darò un pasto a quel lupo che passa ogni tanto là dietro. Mi sa tanto che però quel lupo là ha sbagliato videogioco. O al massimo è Nightwolf. Anche se qua non c'è Nightwolf. Aia. Bastarda. No, meno male. Stavo facendo la Razzi X sbagliando.
vabbè, però ce l'ho fatta farla una volta. Godo, l'ho bloccata a fare quando stavo facendo qualcosa di incredibile. Maremma. Bella quella combo qua, però. Purtroppo Tanya non è molto avvezza a fare punteggi per le torri. Ed è già tanto che sta arrivando in finale. Finale contro Kenshi, l'uomo dallo sguardo assassino. Cioè, nel senso, dallo sguardo assassino, perché effettivamente non si vede, quindi insomma è con... Lasciamo perdere. Tanya. Un altro folle che mi sfida. Dovrà aspettare che finiremo. Round one, fight. No, non è lui, ma è... Minchia, quanto danno mi ha fatto il missilao. Minchia, mi ha tirato su un quarto. Mi ha fatto leggermente danno quel... Bravissimo, no. Ehi, maninotte. Una mente, una lama. Round two, fight. Basta che non perdo e non rifaccio sto scontro. E basta che il missilao becca lui. Godo non ha beccato nessuno, però va bene. Salve Eleanor, benvenuto. Se vorrà richiedere anche lei uno scontro, me lo dica che me lo segno. Taglio. Certo, se ce la faccio a vincere qua con Tanya, perché la vedo leggermente grigia. Grigia e nebulosa la vedo. Aio. Porco il demonio. Uè. Uè uè. Kenshi 1-1. Ma si vede bene la live? O soprattutto in questo stage che c'è la pioggia non si vede un cacchio? Era oggi? Ah. Ma vaffanculo. Mi sa tanto che questo scontro lo andiamo a rifare, perché c'è Kenshi con la variante Bluetooth e c'è sto cacchio di missile che mi becca, che maggia, e mi ha fatto la fatality. Kenshi wins fatality. Questo stage è davvero scuro. Non mi ricordo perché fosse così scuro. Cioè, mi ricordavo che piovesse, tipo a Kamigawa. Ti stai un pochino lontano? L'ho preso al volo! Mamma mia, che epic win! Ti spacco tutto, ti spacco. Toh. E là! Tanya wins. Tanya non è molto pratica a fare queste cose, ma è riuscita finalmente a finire la scalata. Atatata. Grave malfunzionamento al manzuffo. Malfunzionamento che ha portato appunto Tanya a non prendere neanche un obiettivo, ma il prossimo sfidante nello scontro tremendo sarà davvero molto, molto spaventoso e scelto dal mago dei maghi.